chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Allora sveliamo i segreti della politica a colpi di drink con i candidati alla carica di sindaco al comune di Termoli. Tocca a Nico Balice, Termoli Insieme, che trascina 6 liste nel centrodestra. Trasciniamo a votare tutto il centrodestra con un drink giallo-rosso, un giallo-rosso vero però, è quello acceso, quello reale, quello che corrisponde ai colori della nostra città e delle nostre squadre del cuore in città. Come lo chiamiamo questo drink che dovrebbe convincere? Lo chiamiamo Termoli Spritz. Termoli Spritz, bene. Premetto che bevo, la mia inclinazione non è quella di preparare né di cucinare, quindi mi affido però anche alla tua pazienza. Però se lei dovesse fare il sindaco, tante cose potrebbe non avere l'inclinazione a farle, ma sarà costretto a farle. Lì mi sento inclinato. Ah, per bene. Quelle cose mi sento inclinato. Allora iniziamo anche da questo. Allora, col ghiaccio mi hai aiutato tu. Benissimo. Quindi a questo punto dobbiamo passare ad un Campari nostrano. Che si chiama Super Taurus. Super Taurus, che è anche un nome che è di buon auspicio, direi. Mm. E dobbiamo mettercene poco. Ma lei va a occhio, non dosa? No, lei... No, è libero. Sì, quello proviamo insieme. Moderatamente libero. Liberissimo. 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 Legato al mio partito politicamente, per il resto liberissimo. Sono fidanzato con la mia città, questo lo dico spesso. Ecco, quello è un amore che non finisce mai. Sì. È una malattia che non va più via. Allora ci proviamo? Proviamo. Mi hanno detto di mettercene pochissimo. Le hanno detto di mettercene pochissimo? Sì, perché ho dovuto chiedere consigli. Poi quando si fanno le cose con amore, alle volte si sbaglia, ma se le fai con amore comunque vengono apprezzate. Questo dovrebbe essere il compito della politica, fare le cose con amore, per amore dei cittadini. La passione per la propria città poi porta a fare le cose per amore. Questo è un vino bianco. Uno spritz col vino? Sì, perché si avvicina più al giallo della nostra città, quindi preferisco il vino bianco, caratterizza anche di più me, perché non sono un bevitore di cocktail ma di vino. Politicamente il vino a cosa potrebbe essere accostato? Potrebbe essere accostato a passione, a qualcosa che frizza, a qualcosa che evolve pian piano, diventa sempre diverso ma sempre più buono. Perché invecchiando si diventa più buoni e più belli anche. Ok, siccome sono una persona moderata, sia in politica che nella vita, allunghiamo un po'. Con l'acqua, la trasparenza dell'acqua. Esatto, con la soda, con l'acqua, che per quanto sia trasparente, insignificante, esatto, però è frizzante. Hai sentito anche quando abbiamo stappato? Quindi c'è quel brio in più. Però l'occhio vuole la sua parte, secondo me manca qualcosa. Sì, manca qualcosa di giallo. Questo è proprio Termoli. Esattamente. Questi sono i nostri colori. Oh, bisogna girare, mi sa. Grazie. Prego. Se non ci fossi tu, sinceramente, andrei in difficoltà. Okay. E allora, abbiamo fatto? Sì, manca la cannuccia, a quanto pare, sì, vero? Ecco, a lei. Ok. Pronto per essere offerto nel pieno dei suoi colori, dei suoi gusti, dei suoi profumi alla città di Termoli. Esatto. Come buon auspicio. Grazie. Grazie a lei. Angelo, tocca assaggiare adesso il cocktail realizzato da Nico Balice. Chissà se stasera riuscirò a tornare a casa in macchina. Chissà. Forse mi tocca dormire qua. Complimenti. Ci siamo, anche con Nico Balice. Io penso che andiamo verso un giudizio finale di parità, secondo me. Sarà dura, In assenza di collaboratori potrei proporre se qualcuno vuole darmi una mano, perché non si trovano, per cui a chiamata però il contratto. Benissimo, Nico Balice approvato.